tra avanzamenti urbani, nuove dighe, centrali nucleari e treni ad alta velocità. Erano arrivati in 100 da Terra Siena, dopo e durante la guerra civile. Erano abili smontatori e corridori, rapidi a pensare, come richiede un tempo di guerra. Avvezzi erano oramai ai giochi di resistenza e lotta. I loro abiti avevano il puzzo di sangue, ma non ne erano macchiati meno dei capi acquistati presso i luoghi comuni, industria e megamercati dell'indumento. Rispondendo all'appello naturalmente fatto, ciò che attendevano da generazioni e che sapevano sarebbe accaduto, pronti a lottare vicino a madre natura che intanto agitava gli alberi. I rami battevano sugli scudi del battaglione dello Shock arrivato in aereo da Rio per essere infine denudato. Il terreno si fece fango, nessuna logica militare poteva sovvertire il capovolgimento dei traditi. Il mondiale, uno dei motivi causa della violenta sanguinaria pace, lo vinse il Brasile a tavolino. Urla, spari e cose che si frammentavano nell'aria. Tutti scesero in strada e dissero di smettere alle truppe nere con il teschio tatuato sull'avambraccio e sulla bandiera. Gli occhi curiosi di queste creature che li scorgevano, abbaglianti nella notte, li disegnavano sulle pietre. Ripensarono alle pietre che avevano cambiato forma e posizione, alla vallata che si era modificata lentamente fino a raggiungere la forma attuale, con quella cittadina al centro e le rovine tutte intorno. Vuoi essere un sigarrito? Acaso tengo tabaco? Si no tengo, ¿de onde saco? Ay, 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 me querí. Ay, 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 me querí. Ay, ay, ay.